Hai pochissimo tempo per sbloccarti un giocatore che magari in futuro ti può servire per la tua Serie A, perché ovviamente ha buone statistiche e andrò a consigliarvi, e andrò soprattutto a testarlo per dirvi la mia a riguardo. È un giocatore che costa relativamente poco, si può tranquillamente prendere quasi gratis con i non scambiabili, non ha un costo eccessivo, ma potrebbe prendere un upgrade importante nei prossimi giorni. Quindi attenzione a sbloccarlo, secondo me, perché magari attualmente non è sicuramente un giocatore che è favoloso, uno dei top, però vi può essere utile per motivi di intesa in un futuro, perché se avete la Serie A, fidatevi, lo dovete sbloccare. Come al solito, ragazzi, lasciate like, iscrizione al canale, godetevi questo test di questo giocatore e vi dirò la mia. Ragazzi, se volete acquistare crediti andate su iggm.com, successivamente scegliete il gioco, andiamo su FC25, potete acquistare sia coins ma anche players. Selezioniamo ad esempio PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox o PC, 1 milione di crediti su PlayStation 4 e PlayStation 5 stanno 144 euro. Se mettete il codice sconto Fabio maiuscolo ricevete il 5% di sconto. Allora ragazzuoli, come al solito io ho finito la Weekend League, il video ve l'ho messo ieri, quindi questa è la mia situazione attuale. Ho tanti giocatori in realtà non scambiabili, perché la difesa ha tolto Van Dijk, che è tutta non scambiabile. Poi abbiamo la Gujarro, che è scambiabile. Tra l'altro, in un pacchetto che ho aperto stamattina, me l'ha dato di nuovo scambiabile. Un'altra Gujarro. De Jong, lo abbiamo comprato. No, bugia, è non scambiabile, vero? L'abbiamo trovato questa Weekend League. Abbiamo Bruno, che è non scambiabile. Come è scambiabile? Ricordo di avere un Bruno non scambiabile, sono sicuro al 100%. Ce l'avrò nell'archivio forse. O ricordo benissimo che di avere un Bruno non scambiabile. Un attimo, ragazzi. Mi sembra follia. Mi sa che l'ho dato in qualche SBC, ragazzi. Sono un coglione, di quelli pesanti. Vabbè, detto ciò, poi abbiamo Son non scambiabile, Adama Traoré che lo vendevate dal pass e Nunez ATT SBC che ho fatto in questi giorni. Allora, diciamo che è una squadra top, vabbè, togliete Martinez che mo tra un po' scade, quindi rimarrò fottuto, però una bella Premier League con un mix di Patrick Cuciaro e De Jong, cioè la mia squadra non scambiabile è buona per il momento del gioco, non è sicuramente clamorosa, però ci sta. Quest'oggi però voglio andare a sbloccare un giocatore che potrebbe prendere un upgrade, perché potete vedere che io ho anche un mix di altri campionati, come la Serie A, Nuno Tavares, c'ho Calafiori che comunque è italiano, c'ho Marchisio, quindi magari se dovessero, c'ho Varane, se ci dovessero essere delle buone SBC che comunque andrò a fare, soprattutto la Serie A che è bella sgravata quest'anno, perché mi ha tolto Thuram, Godfrey potrebbe prendere l'upgrade, Thuram, Yildiz, io ce li ho tanti giocatori importanti della Serie A, il problema della Serie A è che non ci sono dei mediani top che hanno il lancio lungo, quindi quello è il vero problema. Che dire ragazzi, dovrò sicuramente fare questa SBC che vi vado a spiegare. L'SBC in questione, ve ne ho parlato negli scorsi giorni, vi ho detto una mia, non ne ho testati, vi ho detto una mia a riguardo, però sicuramente sono giocatori che potrebbero essere utili. Matteo Politano è il primo, semplicemente due sfide, scade tra 4 ore ragazzi, quindi attenzione che dovete farlo prima della partita. E il secondo è Darmian. Tra i due, ragazzi, ma ovviamente non costano niente, quindi volendo li potete fare tutti e due. Secondo me, non vi dico la mia, anzi non mi voglio manco esporre perché magari poi critica roba varia, per motivi di gameplay io andrò a fare comunque Darmian, perché Darmian ha 5 piedi debole, ha un bombo di type, è bello veloce in game, ok? Vi ripeto, classici problemi di Darmian sono la forza fisica. È un giocatore che però secondo me come terzino o magari in un futuro metterlo anche come difensore centrale se magari c'è qualche patch che magari può succedere di tutto, ok? È un giocatore secondo me che dovete avere. Boh, supponiamo che veramente esce un X, questo diventa la carta 85 con 84 di velocità, il tiro osceno, 85 di passaggio con 5 piede debole, 82 di dribbling, 85 di difesa e 83 di fisico. Però se dovesse vincere l'Inter prende un più 2 e diventa già una carta molto molto più interessante perché comunque ha il blocco, ha il procione e non vi nego che questo qua secondo me affiancato a un difensore forte fisicamente soprattutto che ha playstyle come gioco aereo e il mastino potrebbe essere interessante come difensore quindi non lo dobbiamo escludere, costa praticamente nulla perché parla messicano.
80 di sfida, 81, 83 qua, un giocatore della Serie A, un team of the week, quindi qua c'è un po' la rottura che ti chiede, ma vabbè, costano 13k, quindi il massimo che andate a spendere sono 13.000 crediti. Politano, quindi magari se qualcuno lo sta a chiedere, è più giocatore da PlayStation 4. Ci ho fatto qualche partita da PlayStation 4, ma vi dico, il gioco è di uno schifo clamoroso, lo odio il gioco della PlayStation 4, niente. È incredibilmente più brutto della PlayStation 5, è follia, però è tutto sprint boost della PlayStation 4, ragazzi, quindi il razzetto, il rapido potrebbe essere, cioè luce al rapido, però giocatori piccolini e agili fanno la differenza, quindi Politano è da PlayStation 4, però se giocate su PlayStation 5 state fermi con Politano, andate a fare Matteo Darmiani che è molto molto più. Allora, abbiamo fatto le tre sfide, ragazzi, quello è un po' più semplici, questa in realtà è semplice ma vuole l'IF. Però attenzione, per pagarlo di meno, c'è un'altra sfida che vi consiglio di fare e che praticamente dovrebbe stare qui un attimo. Andiamo a trovare. Giocatore Team of the Week ha scelto 81 più. Ripetibile due volte, vabbè, non dovrebbe costare tanto, è molto semplice anche questa qui. 84 di euro. No, in realtà non me la consiglio. Cazzata clamorosa perché è costosa, quindi conviene più comprare il Team of the Week praticamente che non fare questa cosa qua. Quindi lo pagate 10.000 crediti, praticamente... Darmian, considerate che voi i pacchetti che vi danno sono non scambiabili, vi danno tanti argentoni, oro comuni, quindi Team of the Week lo pagate, vediamo in diretta ora, anche con meno, secondo me, quindi sniper nato 12.500, lentissimo, è incredibile, l'ho preso, 12.500, considerate che a me da... sono un genio, vabbè. Vabbè, ma compravendi ragazzi, poi lo vendo quando sale un pochettino. Ce l'avevo già un if, perdonatemi. Allora, andiamo a sbloccare finalmente sto Darmian. Eccolo qua ragazzi, buon Matteo Darmian. Tra l'altro buono pure sulla PlayStation 4, secondo me Darmian, come difensore. Questo, vabbè raga, prendiamoci 82, easy, qua non paghiamo nulla. Allora, il Team of Duke in questione, questo l'altro l'abbiamo trovato, vabbè l'altro lo dobbiamo vendere. Comprate come... un idolo indiscusso. Allora, togliamo un 82, vabbè, tanto... ok, sfida fatta, lo andiamo a testare, ma soprattutto può fare la squadra sulla Serie A, perché ragazzi, Bildiz mi piace che c'ha il power shot, quindi la profondità, andiamo a testare lui come difensore centrale, lo utilizzerò ragazzi, quindi metterò Varane con lui che è forte di testa, dovrebbe uscire una difesa buona per la Serie A, devo essere sincero. Poi abbiamo Thuram, manca un centrocampista che possa fare i lanci, quindi là è il vero problema. E anche un po' l'attacco agli esterni, non è che, vabbè, c'è Leao, ok, però di non scambiabile non dovrei avere chissà che cosa, però andiamo a mettere il buon Darmian, questo lo dobbiamo vendere, vabbè, lo vendo in un altro momento, anzi, creiamo proprio una rosa nuova, la chiamiamo Serie A, perfetto. Allora, modulo è il 4-4-1-1, che è quello più utilizzato da, anche dai pro player, e ora vi spiego anche i motivi. In difesa ci mettiamo il classico Varane. Allora boys, questa è la situazione dei miei non scambiabili della Serie A. Potete vedere che ci sono giocatori interessanti. Vabbè, c'è Nuno Tavares che ancora lo devo sbloccare definitivamente. Abbiamo una buona difesa e Di Lorenzo è comunque buono. Il centrocampo in teoria è buono, però non è in meta ragazzi. Come vi ho sempre detto, serve gente che abbia almeno il lancio lungo plus. Marchisio sì, fa il suo, ma non è proprio clamoroso nei lanci. Thuram è forte in fase difensiva, però cercheremo di creare qualcosa di decente a riguardo. Il problema ragazzi sono gli esterni, perché di esterni non c'è nessuno, questo è quello che io tutto questo pure, quindi cercherò di mettere qualcosa di ibrido, poi magari più là ragazzi esce qualcosa di decente e magari possono essere delle sorprese. Come facciamo fare intesa ragazzi? Ora mettiamo, volendo possiamo mettere Adama Traoré, anche lui non scambiabile, però di spagnoli sto messo male, provo a mettere un po' di Premier per fare un po' di intesa con Bruno Fernandes qua trequartista, ok, vedete che comunque è come un arrancare praticamente sta squadra, vabbè, comunque basta mettere uno dalla... ok, 30 va bene, è uscita comunque anche una Serie A buona, parliamoci chiaro, comunque è in meta con Bruno trequartista, lui c'ha il tiro a giro, lui corre, e la squadra dovrebbe essere decente. Gestione squadra ragazzi, queste sono le tattiche che utilizzano un po' la maggior parte dei pro player, e con alta equilibrato 4-4-1-1, io uso il 4-2-3-1 largo perché mi piace che proprio i CDC stanno dietro, loro lo utilizzano con la, cioè uguale al 4-2-3-1 mio, giusto per farvi capire, però loro usano il 4-4-1-1 perché vogliono i CC probabilmente
più avanzati. Diciamo il CC di destra si utilizza quello che ha il power shot, perché da fuori area puoi tirare le mine col box to box, mentre Turam sta ora è quello che si utilizza come centrocampista di contenimento. Ci sono altri che mettono come entrambi box to box, però parere personale e non mi fa impazzire. Poi qui ci sono quelli che utilizzano terzino ad entrambi, approvo, entrambi terzino va bene, o addirittura mettono tornante. Io vi dico la mia, visto che ho Di Lorenzo che c'ha il plus tornante, metto a uno tornante, all'altro gli metto terzino normale, quindi va bene. Darmian c'ha come difensore la plus, Martinez fuori dai pali lo mettiamo così. Turam è incognita, ragazzi, però Turam in fase difensiva il suo lo fa, gli usa il box to box, ma volevamo mettere box to box, poi abbiamo un box to box, avete più difficoltà poi nell'impostazione, quello è il problema. Poi Son, attaccante interno, qui bilanciato ad entrambi, ok, con attaccante interno bilanciato. Poi qui è il vero enigma, perché se avete il plus plus, mettete quello che ha il plus plus, quindi il regista a lui è ideale perché c'è il plus plus. Però potete mettere anche attaccante ombra, ragazzi, che è comunque molto molto buono. Attaccante avanzato, offensivo, alla punta, diciamo che Illiz non è proprio l'ideale perché non ha nemmeno un plus, però magari qualche altra evoluzione uscirà e potrebbe essere interessante. Andiamo a testare soprattutto Darmian e questa nuova squadra della Serie A. Allora, il squadrone. Ah, giusto, ci sono ancora in prestiti di Mbappé. Questo si sta facendo l'evoluzione di Hendrik. Vai. Proviamo questo modulo, vediamo, volevo capire la differenza col mio 4-2-3-1 largo. Ovviamente andiamo a vedere subito il body type del buon Darmian. Vabbè, l'ho avuto già conto, quindi potete vedere che tra l'altro non sembra manco piccolino in game, devo essere sincero, però è molto snello, quindi fisicamente avrà molti problemi. Porco cane come volano! Inserimenti perfetti. Tra l'altro box box di Durant, questa cosa col centrocampista di contenimento non me l'avrebbe mai e poi mai fatto. Questa cosa mi fa pensare che è meglio che se metto il 4-2-3-1 quando devo difendere, magari. Cavolo, Illiz, il suo tornante è bellissimo, come si inserisce il terzino. Vai Adama, fulmine. Mamma mia, oh, è buono, 2-0 Adama. 8 minuti, ragazzi. Modulo e tattiche che si presentano alla grande, praticamente. Darmian si presenta con un tackle perfetto, che manco il Van Dijk dei tempi tu. Manco Van Dijk me lo fa così il tackle, ragazzi. È agilissimo però, eh. Però vedi qua, Covid il tackle non me l'ha fatto bene. Però ragazzi, in realtà ragazzi, questo è forse più un errore difensivo, perché in realtà non dovevo far marcare Darmian. E là è zona di Varane, quindi in realtà sposto male Varane. Diciamo, fosse stato Van Dijk, forse il tackle avrebbe fatto molto meglio. O un Saliba, però. Quindi qua, ora vado a chiudere con Varane, perché mi raccomando, le posizioni sono fondamentali. Bella prima, ho messo 20 minuti, ci ha messo, è normale. Bravissimo Di Lorenzo, Di Lorenzo in sto ruolo col tornante vola. Hildiz, che pallina di Di Lorenzo. 3-1, Kenan, loro Mbappé, io Kenan, calma. Evolution, una finalizzazione che manco Mbappé in questa mia weekend league ce l'ha io. Buono, è buonissimo. Mamma mia, Adama. 4-1. Dopo 30 minuti si presenta così questa squadra. Che dire, ragazzi? Che dire? Belle sorte, sincero. E si è fatta la weekend in questo 4-4-1-1. Era molto meglio rispetto al 4-2-3-1 mio largo. Cioè, 4-2-3-1 largo che uso io è molto più difensivo rispetto a... No, ancora in elite, poi arriva. Andiamo a testare un secondo game, ragazzi. Vediamo che squadra becchiamo. Non ti dico, siamo in divisione 2, quindi l'avversario dovrebbe essere anche più forte. Oh, guarda, Tomori, Bremen, vabbè. Squadretta così e così. E poi secondo me le squadre sono anche un po' più scarse in teoria, perché molti hanno perso tanti crediti con il crash del mercato. Io per fortuna mi sono salvato con venduto Ribery
prima del 19, giovedì sera l'ho venduto, ragazzi. Ho venduto a 1,670, pagato 1,7 perché volevo investire sui Bruno. Per fortuna ho fatto questa cosa, anche se comunque Bruno mi ci vuole tempo ancora. Oh, dove sta la palla? Ho visto la palla, ragazzi. Che bello il tornante, ragazzi. Guardate il tornante come si inserisce in automatico, senza che devo prendere. Il tornante non è per niente da sottovalutare come impostazione. Mamma mia, Brunello, che azione, ragazzi, sto modulo è una bellezza. Dalla mia, ragazzi, vi dico, mo non so come difenderò questa situazione. Nell'uno contro uno mi sembra fortissimo. Vedete, che palla che ha dato. Bravissimo, bravissimo. Meritava il gol, bellissima sta palla. Meritava il gol. Proprio di contropiedi. Vedi, ci mette un po' a tornare, fuori gioco. Mi piace sto modo, devo capire un po' la fase difensiva, mi piace sto fatto del tornante. Guardate qui comunque anche nelle impostazioni Darmian come mi aiuta. Quindi i passaggi ce li ha buoni. Sto Darmian, sincero, meno male che l'ho fatto e mi sono ricordato. E fatelo anche voi ragazzi, perché non si sa mai, perché per ora il giocatore è buono. Ma lascia il suo gol perché Mbappé 95, fisicamente non ci puoi fare nulla. Forse questo gol l'avrei preso con chiunque, per essere sincero. Vediamo come difende Darmian. Bravo, bravo, bravo. Ah, non è un giocatore alla Van Dijk, non è un giocatore alla Saliba, ragazzi, che è pieno di CPU, però fa il suo e lo fa molto bene. Con quello che costa, poi. Buona, eh? Era buona, un attimo prima l'ho data. Vedete qua, mi ha dato la spallata. L'ha fatto volare, porco cane. Oh, è buono! Il problema è che qua non c'è nessuno. Qua no, i calci d'angolo che sono buggati quest'anno. Là ti serve uno alla Van Dijk, che io non ce l'ho. Guardate qua che intervento. Guardate qua. L'intervento è pulito, eh. Cioè, sincero, l'intervento è forte. È un bel giocatore, per quel che costa. Questo l'ho fatta alla perfezione. Si sono anche rotte. Questo è un golasso. Questo è bellissimo, secondo me. Perché gli faccio il movimento alla Pippo Inzaghi con Ildiz con il player lock. Guardate qui che movimento, questo è un movimento che lo faccio fare io manualmente e poi paro lo shot al volo, fai sempre quello, ragazzi, non c'è manco bisogno di prendere il verde. Perché mi sono scazzato le cuffie? Non sapete che questa squadra mi sta piacendo tantissimo? Di prima l'ho data. Vedete qua. Quindi nell'uno contro uno è fortissimo perché è agile. È veramente un bel giocatore, ragazzi. Sincero, è errore mio che non ve lo sto considerando solamente ora, eh. Perché non gli ho dato. Sì, vi ho dato una review un po' così, ho detto, vabbè, sì, sarà buono, ma raga, è una bella sorpresa. Poi non so se la mia squadra, ragazzi, sta girando da Dio perché ho fatto una Serie A, ma o sto modulo, ma c'ho una facilità di gioco imbarazzante oggi. Cioè, sembra di giocare il Barcellona dei vecchi tempi, ecco qui. Però questi contropiedi sono brutti, eh. Guarda, il Barcellona c'ho, ragazzi. Paton! Sono fenomenale, sono. Guarda che cross! Nuno! Cioè, Nuno, ragazzi, si è inserito. Nuno che fa il terzino. In automatico. Bello, bello. Bel modulo, bella squadra. Mi piace più questa che non quella che utilizzavo di solito. La saga le Rivals sta weekend dico, le Rivals questa squadra allora mi mosso il portiere, quindi praticamente è impossibile fare gol. No, non sta muovendo a capocchia, calma, proviamo così. Modo che traversa clamorosa, ma tu cosa ha preso? Quasi non è male sto ragazzo, eh.
Pirz, madonna, ma ragazzi, ma Manu Calcio, ma Manu Calo, cioè qua il Barcellona di vecchi tempi, sto modulo si insegna calcio, ragazzi. No, ho preso il giallo clamoroso. Bravissimo Darmian, 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 con autorità, con autorità, guardatelo Darmian, Darmian. Oh, c'è Moss, il difensore che ho trovato, uno che non ti sbaglia i passaggi, uno che sa giocare un minimo a calcio, incredibile, e fa pure gol, incredibile. Com'è possibile? Cos'è successo? Guardate, non sbaglio un contrasto. Cioè, è fenomenale, altro che... Vabbè, ma c'ho qualche bug nella mia squadra, ragazzi. Nell'uno contro uno. Vedi, fisicamente ho un problema. Fisicamente, peccato, peccato. Perché l'unica pecca quella è... Ma tu che gol clamoroso che ha fatto Ildiz. Clamoroso questo gol di Kenan, ragazzi. 5-2 da casa sua. Forse quitta? Dammi quitta, però. Ok. Beh, oh, ragazzi, che dirvi? Modulo bellissimo. Prima vittoria, modulo per arrivare in divisione 1, ragazzi. Almeno i 35 punti li devo fare. Non so se come ci provo a arrivare in divisione lì, ma è troppo stressante, lo giuro. Che ti fa di tutto per farti perdere, quindi. Allora ragazzi, che dirvi? Ah, innanzitutto ho finito l'evoluzione di Nuno Tavares, quindi facciamo un ulteriore upgrade a questa magica Serie A. In realtà sto aspettando che esca, ma non è finita ancora. Gioco due rivals schierando il tuo oggetto. Gioco due rivals schierando il tuo oggetto. Vabbè, due partite easy. Allora, che dire, ragazzi? Allora, Darmian, vi giuro, per qualche costa, se andando oltre le mie aspettative, ma di tanto. Ma innanzitutto l'aspetto positivo è che avete un difensore centrale che non è da sottovalutare come cosa, che ha 5 piedi deboli ed ha dei passaggi top, che passa bene la palla, ok? E non è una cosa da sottovalutare come difensore centrale, perché la maggior parte dei gol, ragazzi, che si prendono su questo videogioco è perché per vie centrali i difensori centrali non sanno passare il pallone, quindi lui ha ottimi parametri da questo punto di vista. Ma poi come difensore è forte, cioè deve essere sincero, con L2R2 è agilissimo, intercetta, cioè è forte sia manualmente che come CPU. La pecca grossa è nel fisico, quindi non tira spallate, quindi lo dovete mettere a uno forte fisicamente, mi raccomando sta cosa. Però fidatevi che vi sorprenderà se l'Inter dovesse vincere. Questo diventa 86 ed è un ottimo difensore, altro che... Ok, Saliba, roba così, è più di CPU, è più forte nei teche. Ma Saliba quando tiene la palla ai piedi pesa 350 kg e io prendo un sacco di gol perché non sa passare la palla. Stesso discorso di Van Dijk. Non li vado a paragonare perché a livello difensivo è normale che sia più forte Saliba. Ma questo qui, cioè con L2 R2, vola. Sicuramente su PlayStation 4 è pure in meta, secondo me, su PlayStation 4 come difensore, perché è velocissimo. Ma è un ottimo difensore anche su PlayStation 5. Quindi io gli do un 8,5 ed è un voto alto. Perché fidatevi, è un ottimo difensore. Non è un fenomeno dal punto di vista del fisico, perché ragazzi, non butta a terra le persone, cioè gli avversari non li butta a terra. Però fidatevi, ha tanti aspetti positivi che magari altri difensori non hanno. E sicuramente la gestione della palla è una cosa molto molto importante, che su questo gioco non sanno fare manco un passaggio a 2 cm i difensori centrali. Quindi, detto questo, ci vediamo più tardi, sperando che esca qualcosa di decente alle 19. Ci aggiorniamo e a dopo. Ciao ciao ragazzi.